Ciao ragazzi, un saluto a tutto il gruppo. Prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Adesso andremo a fare una serie di video che riguardano la manutenzione, il tagliando e i controlli da fare sulle nostre automotrici per viaggiare sicuri e con la sicurezza di che tutto sia in funzione e tutto sia nella norma. Allora, ho comprato questo multimetro per vedere lo stato della batteria, sia della Caravan, sia delle varie auto che ho a casa. Adesso ho controllato lo stato della batteria a motore spento. Questo è facile da usare, negativo positivo, questo è automatico, quindi non dovete soltanto accenderlo. Quindi andremo a vedere polo negativo, polo positivo e sta a 12,8. Quindi nello stato di riposo la batteria sta bene. Poi potete fare anche una cosa, mettete in moto, accendete l'aria, le luci e l'aria condizionata. Aspettate qualche secondo, così parte anche la ventola, così vedete se l'alternatore carica bene la batteria e siete sicuri che tutti i servizi che sono accesi nella batteria, nell'alternatore hanno problemi. E così siete sicuri che potete fare un viaggio tranquillo con la batteria che è sempre carica. Stessa cosa quando andrete ad agganciare la roulotte. Sarete sicuri che le luci esterne siano arrivi corrente a tutto il treno e non avrete problemi. Questa è una cosa, è un controllo che io faccio e ve lo volevo dire come anticipo del video. Adesso però andremo a fare una serie di video su come si fanno i controlli e la manutenzione sul motore. Allora, partiamo dal. Vi prendo un attimo. Allora, ho comprato. Io compro su Autodoc perché mi trovo bene e risparmio. Trovo i pezzi giusti per le mie macchine. Questa, quella di mia moglie e la 500. E poi ci sono anche vari accessori oltre ai pezzi specifici per le auto. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora. L'olio motore l'ho preso a parte, questo qui è l'IP sintetico, full synthetic 530, perché questo motore monta il 530. Allora, ho comprato cose per fare tagliandi a tutte e due le auto, quindi a tutte e due le Yaris. Quindi ho preso i due filtri interni dell'abitacolo, uno e due. Senza che apro le scatole, filtro dell'olio. Questo è il filtro dell'olio di questa macchina. L'altra macchina è diesel e il filtro è un po' più grande. Filtro carburante, questo non lo cambia quasi mai nessuno. Filtro carburante per il diesel, eccolo qua. Andremo a sostituire anche questo. Poi un'altra cosa che mai nessun meccanico mi ha cambiato, perché è molto scomodo, infatti questo è il filtro del carburante benzina, che però sta, per mettere questo, sta sopra il serbatoio della benzina. Quindi bisogna andare dentro la macchina, abbassare i sedili, mandarli in avanti e cambiare il filtro. Questa è una cosa che non fa mai nessuno, però va fatta. Filtri carburanti importanti, perché sennò arriva sporco agli iniettori. Gli iniettori, questa ha gli iniettori del gas e gli iniettori della benzina. Questi sono gli iniettori della benzina, questi sono gli iniettori del gas. Le quattro bobine, tutte nuove. Io ho rifatto il motore nuovo a questa macchina e così viaggiamo tranquilli, sicuri. Era arrivato a 400.000 km. La macchina ha 23 anni, è stata iscritta all'ASI, quindi è una macchina storica. Ho rifatto il motore e sostituito le parti importanti elettroniche, batteria, motorino, anche il motorino di avviamento, le bobine, insomma,
stato fatto un lavorone, però adesso è tutto ok. E niente, ritorniamo al video. Stavo dicendo, gli iniettori devono, per essere sicuri che arriva benzina o che sia benzina o GPL o diesel, i filtri che sono prima degli iniettori devono essere sempre controllati e puliti. Ok, allora questa macchina poi andremo, faccio vedere che andremo a fare. Ho comprato le pasticche nuove della Brembo, che poi andate dal meccanico, vi montano qualsiasi marca. Invece noi andiamo su marche importanti. Io ho comprato qui in questa scatola, non c'è, ma ho comprato anche dischi. Anche dischi metteremo nuovi, autoventilati, perché questi dischi, vedete, c'è un, li voglio cambiare, ancora ci sono, però li voglio cambiare. Altro lavoro che ho fatto, ho cambiato i perni delle pinze, perché come sappiamo le parti in plastica, le parti in gomma sono quelle che si vanno a deteriorare. Quindi andiamo a cambiare anche i perni dietro. Ho comprato il kit. Eccoli qua. Vedi? Vedete gommini e perni nuovi. Perché dopo 20 anni, insomma, cominciano a fare rumori. Però la qualità della Toyota dopo 20 anni cominciano a fare rumore, e io li vado a sostituire. Poi, cosa importante, questa è una, vi faccio vedere tutto poi nei video. Questo è il filtro del gas della fase liquida. Qui dentro c'è questo filtrino. Questa è l'elettrovalvola del gas. E qua sotto si trova questo filtrino della fase liquida. E poi c'è quest'altro filtro qua. Questo dovete guardare, ecco, vedete? C'è il verso, c'è la freccia. Questa freccia qua indica, vedete come sta montato? Indica che il carburante passa da qua e arriva agli iniettori, come vi dicevo prima. Quindi prima dell'impianto a GPL ci sono questi due filtri, quello della fase liquida, quello della fase gassosa e quello della fase liquida. Ok, e niente, nei prossimi video non perdeteli, perché andremo a parlare della manutenzione sulle nostre auto per viaggiare sicuri, il tagliando completo. Ok. Ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Ciao ragazzi, al prossimo video.